Un giorno importante, il 17 dicembre del 2018, cadevano esattamente i 269 anni dalla nascita di Cino Rosa. Ebbene, per capire come noi avversari ci siamo comportati nei confronti di questo illustre figlio, vi invito ad immaginare questi 269 anni così come se fossero una torta, no? Dalla quale possiamo poi noi ricavare le fette, no? A seconda poi se sono state pure o non pure, però vedremo. Ebbene, 269 anni dalla nascita di Cino Rosa. I primi 50 anni evidentemente sono persi dalla vita stessa di Cino Rosa, quindi diciamo che il nostro conto deve partire per forza di cosa dalla morte di Cino Rosa. Quindi 270 anni circa, meno 50, 220 anni. Sono 220 anni da che Cino Rosa in qualche modo ci ha lasciato. Di questi 220 anni dovete sapere che i primi 70 anni circa noi li abbiamo già, come dire, miseramente persi. Per un motivo che in apparenza può sembrare banale, in realtà è anche figlio dei tempi, perché quando i grandi musicisti non si conosceva la vita, non si sapeva la città di provenienza, le città che in qualche modo erano a ridosso della capitale, per di Aversa, alla fine questi diventavano tutti figli di noi. E quindi noi fino al 1864 non abbiamo saputo che Aversa aveva dato i Natali a Cino Rosa. Quindi i primi 70 anni sono andati persi. E qui c'è la prima slide. Questo personaggio, Gaetano Parente, al quale la città deve tanto, non tanto perché, come dire, è stato davvero un sindaco e soprattutto uno studioso di storia locale, come dire, davvero importante, ma soprattutto perché ha portato avanti operazioni del genere che in qualche modo poi hanno maturato frutti, no? Non alla sua epoca, ma nei decenni successivi. E quale miglior frutto se non quello collegato direttamente alla scoperta di quel benedetto documento, cioè quel certificato di battesimo, l'unico a quei tempi che poteva dimostrare inconvertibilmente che Cino Rosa fosse nato ad Aversa. Parente ritrova quel documento nell'estate del 1864. Ebbene, penserete voi, la città di Aversa in qualche modo recupera, ecco, questa lontananza dal suo figlio illustre e cambia in qualche modo radicalmente le cose. Beh, non è andato così, perché Parente, ecco, lascia questa terra dopo appena 4 anni, nel 1868, e quello che gli avversari dovevano fare assolutamente non lo fanno. L'unico che capisce la situazione è il bibliotecario del San Pietro e Maiello, Francesco Florico, il quale evidentemente capisce che Parente aveva messo le mani su quella che era la verità assoluta e lo scrive nel suo primo volume del, come si chiama, Cenno storico sulla scuola napoletana. Che cosa scrive? Scrive a Domenico Cino Rosa, non è nato a Napoli, non è nato a Napoli nel 1754, perché sbagliavano anche le date, ma è nato ad Aversa nel 1749. E già in quel primo volume Francesco Florio è lungimirante, perché dovete sapere che una ramanzina di amministratore la riserva nelle prime righe, quando dice: avete avuto la fortuna di scoprire di aver dato i Natali ad un personaggio tanto illustre, ebbene avete quella casa, questa, che cade in una situazione, come dire, di abbandono totale. Dice pure la casa di chi è di proprietà di due imprenditori del grano, e c'è un altro passo che evidentemente ancora oggi è di proprietà di un'altra persona, e questa casa va recuperata. A Cino Rosa non lo ascolta nessuno. Passano altri anni, i successori di Parente, come dire, fanno buon viso e cattivo gioco. Nell'onorare Parente, infatti, all'esterno della sua casa natale, in quella che era via Materdone e poi diventa via Gaetano Parente, viene apposta una targa proprio per omaggiare questo grande storico. E di Cino Rosa ci si ricorda diversi anni dopo, esattamente nel 1877. Ed è quest'altro personaggio importantissimo, Francesco Orabona, che in sostanza è un altro sindaco, è il terzo sindaco che segue a Gaetano Parente. Francesco Orabona non è innamorato di Cino Rosa, ma è costretto da una poderosa campagna di stampa, da un giornale locale, come dite, come dice Vico, fatti è esatto, che ritornano, è un giornale locale che si chiama Il Progresso,
che fa una battaglia poderosa, mette alla berlina tutti gli amministratori e questi, ahimè, devono per forza di cosa interessarsi di Città Rosa. Nasce il primo comitato per le onoranze a Città Rosa. Beh, pensate voi, è risolta, adesso finalmente ha capito la fortuna che ha avuto, neanche a dirlo. Viene indetto un concorso per realizzare un monumento, viene incaricato il più grande scultore del tempo, che è Puccini, uno scultore di Marcianese. Questo Puccini fa anche il progetto del monumento. Questo progetto rimane in aula consigliare per 12 anni. Nel 1891, quando sembrava pronto per realizzare l'opera, cade l'amministrazione alla Bona e la prima stagione, quella delle speranze, svanisce miseramente. La seconda stagione io l'ho intitolata la stagione delle delusioni, ed è una stagione che non parte nel 1890, parte esattamente nel 1912, quindi perdiamo altri 22 anni. Si ritorna a parlare di Città Rosa, questa volta l'artefice di questa situazione è un altro grande, Filippo Saporito, che da consigliere comunale mette, come dire, in discussione questa cosa e sembra che la cosa sia fatta. Ancora una volta è stato un giornale locale a prendere in mano la situazione, il Corriere Campano, che negli anni 20 conduce una poderosa battaglia non solo per il restauro di casa Città Rosa, che rimane lì com'era, ma soprattutto per la realizzazione del monumento. Finisce anche questa seconda stagione e inizia la terza stagione, quella della questa seconda stagione non finisce perché praticamente qui c'è Pietro Rosano, non finisce perché agli inizi del secolo, nel 1901, esattamente quando si dovevano celebrare i 100 anni dalla morte, della morte di Città Rosa, c'è un ex deputato perché proprio nel 1900 Pietro Rosano ha perso le elezioni, è innamorato di Città Rosa, si deve a Pietro Rosano la realizzazione di quel favoloso libro che ancora oggi è conosciuto come album cimarosiano e che so che molti di voi hanno a casa nelle loro biblioteche. Ebbene, Pietro Rosano però è sfortunato perché nell'ambito delle celebrazioni non riesce a realizzare il monumento e succede qualcosa che avvalora una tesi che fino ad allora, come dire, aveva fatto relegare Città Rosa in un angolino. Il Popolino, no? Questa è la storia della musica, esatto. Dice Città Rosa porta sfortuna, vuoi o non vuoi, che cosa cambia? Che nel 1901 praticamente Pietro Rosano si suicida e quel pezzo di marmo che lo scultore Francesco Ieraci, per intercezione dello stesso Rosano, aveva comprato per realizzare il monumento, secondo voi che fine fa? Viene utilizzato per realizzare il monumento di Pietro Rosano, che si trova oggi ancora qui in Villa Formale. Finisce la seconda stagione quindi finisce nel 1901 e c'è la terza stagione, quella della realizzazione. La terza stagione che si deve ancora una volta, come dire, a una coincidenza, perché siamo in piena epoca fascista e il fascismo, come voi sapete, cercava il consenso come? Anche e soprattutto attraverso, come dire, la sottolineatura delle grandi globe nazionali. E quindi al fascismo e alla politica che in quel momento conviene celebrare Città Rosa. E la palla in balzo viene presa da due rappresentanti avversari che pure sono importanti, Luigi Andreozzi, che a quell'epoca è il podestà, e lo stesso Filippo Saporito. Filippo Saporito è il responsabile provinciale del partito fascista, Andreozzi è il podestà di Aversa. Entrambi si mettono d'accordo, il monumento a Città Rosa viene finalmente realizzato da questo signore che si chiama Francesco Ieraci e che ha realizzato opere bellissime. E queste, come vedete, sono delle fotografie davvero inedite di quella magnifica giornata, 16 giugno 1929, l'inaugurazione a Città Rosa, va bene, nella rinnovata Piazza del Vittorio, che appena un anno prima aveva visto l'inaugurazione della stazione ferroviaria nel 1928. Ecco, questo è il monumento. Questo è il monumento a Città Rosa oggi, come vedete un monumento che versa in uno stato di abbandono davvero importante. E questo è il punto fotografato ancora nello studio di Ieraci, questo punto che
ahimè è andato perso, anche qui è una vicenda, insomma, tutta da scrivere e da raccontare. E da allora all'inaugurazione del monumento siamo nel 1929. Ritorniamo indietro con la venda a quella famosa donna, circa 150 anni. È successo che il monumento sta là, ma pensa si è poi dimenticato subito, immediatamente, di Cina Rosa. Nel 1936, sempre per opera del fascismo, ci sono le celebrazioni campane. E sempre per un motivo politico, allora i fascisti scelgono per Aversa Cima Rosa. Viene tenuta una conferenza da Della Corte, che è un grande musicologo del tempo e storico della musica, ma tutto è finito lì. L'altro giorno Piero Vidi ha regalato, va bene, un libro, un bel libro, realizzato nel 1949 in occasione dei 200 anni della nascita di Cima Rosa. Dal 36 si passa immediatamente al 49, si perdono altri 13 anni. E dal 49, tranne qualche sporadica iniziativa negli anni 70, si passa immediatamente al 99 e al 2001, quando si celebrano i 200 e i 250 anni della nascita e della morte. Negli ultimi tempi, per fortuna, sembra in qualche modo ravvivarsi, no? Questo interesse degli avversari per Cima Rosa. Ma noi dobbiamo in qualche modo anche fare un'autocritica come avversari. Dobbiamo evitare di perderci in elucubrazioni mentali, per esempio, e capire che la musica classica di per sé, è vero, Ramatta, penso che sei d'accordo su questo che ne abbiamo parlato, già non è un grande attrattore di massa, oggi come oggi. E quindi aver dato i Natali a Cima Rosa, dire solo noi siamo la città di Cima Rosa e abbiamo la casa di Cima Rosa, questo certamente non ci porterà quei turisti, no, e quei viaggiatori, va bene, che invece, come ha detto Marta, nell'Ottocento effettivamente circolavano. E allora la riflessione che voglio fare è questa, è che se effettivamente noi abbiamo tutti i numeri per diventare una città turistica, ma se davvero lo vogliamo, innanzitutto sono le classi dirigenti, i governi cittadini, che devono dimostrare di credere davvero in questo progetto, vero caro Michele? E ti nomino perché Michele Carluccio, consigliere comunale, perché tu ti batti per questo, per in qualche modo per la cultura versana da tempo. E allora innanzitutto un investimento importante in termini di bilancio, poi ovviamente un tavolo di concertazione del comune con gli altri enti, e quindi provincia e regione, e soprattutto un incontro con le associazioni che, caro Vide, hanno dimostrato che sono state le uniche in qualche modo a preoccuparsi in questi 220 anni di celebrare Cima Rosa. Questo ci porterà turisti? Diventeremo una città turistica? Non lo so, però visto che adesso è una grande città d'arte, allora in Guercino, Cima Rosa, la patria di Omelli, si cambia rotta e forse in qualche modo non la nostra generazione, ma quelle che verranno in futuro potranno davvero essere fiere ed entusiasti di vivere una città di cultura con la C maiuscola. Difficile viverla, perché quando una città sorge a pochi chilometri dalla capitale, no? In qualche modo si viene sempre, ecco, come dire, recuperati, no? E infatti non è che ci sono grandi città d'arte, no? Attorno a Napoli. La verità, la stessa Caserta è di un turismo morti e fuggi legato alla Reggia. E quindi la scommessa davvero è ardua, ma noi dobbiamo mettere tutto il nostro per vincerlo. Grazie.